Allora ragazzi, di recente lo zio Mike ha spezzato una freccia in favore degli sviluppi attuali dello sport intrattenimento nel pugilato e più in particolare verso quelle persone che stanno contribuendo attivamente negli ultimi anni, nemmeno troppo silenziosamente, a tenere in vita uno sport che mediaticamente era sempre più in agonia. E di chi sto parlando? Di pugili professionisti? Di managers? Di televisioni che fanno investimenti particolari? Ma assolutamente no, parliamo degli YouTuber. Well, listen, my ego says so many things, but my reality is they help boxing so much. They owe these YouTube boxers some kind of, you know, respect. They should give them some belts because these guys make boxing alive. Boxing was pretty much a dying sport. UFC was kicking our butt. And now we got these YouTube boxers. Boxing's been 25 million views. Boxing's going back. Thanks to the YouTube boxes. E il problema è che lo zio Mike ha fottutamente ragione, perché per quanto ci possano stare antipatici gli influencer, è innegabile che i pay per view che hanno venduto di più negli ultimi anni siano proprio quelli dove erano presenti gli YouTuber. Ma questa può essere una soluzione per uno sport? Secondo me al massimo può essere un grave sintomo. Un grave sintomo di un sistema malato e caotico in cui non si capisce più chi comanda e soprattutto in cui tutto è lecito, basta che faccia soldi. Questo quindi ha creato una sorta di anarchia dove vince chi la spara più grossa e ciò ha fatto allontanare molti fan perché non ci capisce più niente nessuno. Difatti ora, per capire se uno è forte nel pugilato, non ti basta vedere il record, devi fare quasi un'inchiesta, perché fra score gonfiati con mezze calzette e pugili anziani, fra migliaia di categorie, federazioni, cinture eccetera eccetera, tutti sono campioni del mondo, ma la verità alla fin fine è che quasi tutti comunque fanno molta fatica a campare con il pugilato e i soldi veri non li fanno i pugili forti, ma i pugili famosi. Ed è ovvio che in un business del genere chi fa dell'essere famoso il suo business principale vede il pugilato come un altro modo di monetizzare il suo status. Pertanto ci troviamo a prendere sul serio Mayweather contro Logan Paul e non troviamo giornalisti seri che prendano seriamente il pugilato. E va a finire che del ritorno di Mike Tyson o del match di Logan Paul rimane un'ondata di attenzione compulsiva di gente che si guarda tutto su Logan Paul e Mike Tyson per una settimana, e il fine settimana, quando ritorna un altro evento di pugilato, totalizza una manciata di migliaia di persone come sempre. E questo continuerà a succedere se l'informazione sulla box sarà in mano ai diretti interessati, a pugili, promoter, federazioni, che hanno la necessità di far credere a tutti che ogni evento è l'evento del secolo, senza avere nessuna controparte che abbia la libertà di dire che alcuni eventi fanno cagare e altri eventi fa cagare chi non li guarda. Quindi cari sponsor milionari che finanziate il pugilato e care piattaforme audiovisive che lo distribuite, siete stanchi di sostenere un business altalenante aggrappato ad influencer e vecchie glorie? Provate ad investire sull'informazione di qualità e vedrete che da sport fatto per pochi ritornerà ad essere alla portata di tutti.